Bella. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda che donna, guarda, guarda. Dov'è? Eccola. Bella. Oh, oggi saremo brevi. Che per l'appunto voleva dire? Oh, oggi andremo per le lunghe. Nel nome di Sua Maestà il Re d'Italia, arrendetevi! Allora, ha capito, sorella? Prima se stringe bene sta fascetta, eh? Così, guarda, metti così bene sta fascetta, ma che stai a fa'? Ta devi mettere così, qui è così, così, guarda così. Poi spingi sto tasto, ha capito? Così la macchinetta si accende. Perché lei, sa qual è il suo problema? Lei prima russa, come fa quando russa? Poi va in apnea per 10 secondi, capito? Non arriva l'ossigeno, il cuore, che è un organo intelligente, pompa di più e quindi gli provoca un micro risveglio e lei non raggiunge mai la fase REM, ha capito? La fase più profonda, quella del sonno, più profonda, lei si addormenta bene. Quindi, se lei non fa un buon sonno la mattina, è stanca, è rimbambita, e magari mentre sta a pregare, si addormenta. Hai capito? Antonio, scusa. Sì. Dovrei parlarti dell'aumento. Arrivo. Purtroppo la situazione si è complicata. A quelle condizioni, Antonio, non posso rinnovarti il contratto. No, ma io ritiro la mia richiesta e rimango alle stesse condizioni di prima, che sono quelle che ha deciso lei. Forse non hai capito. Tu sai che noi, io personalmente, ma anche qui come associazione culturale, siamo sempre stati attenti all'aspetto sociale, morale, etico. Guardi, per me anche un rimborso spese va benissimo, eh? No, questo mi rende la situazione ancora più complicata. Io riparto come stagista volontario. Che dice? Praticamente dal primo del prossimo mese non lavorerai più con noi. Dirti questa cosa, come potrai capirmi, mi procura un immenso dolore. Capirai che ti sono umanamente e socialmente vicino. Grazie. Antonio, io mi sento veramente male. Si faccia il coraggio, ecco. E sorvolo sullo champagne che un altro cameriere mi ha stappato addosso mentre c'erano i festeggiamenti. Beh, d'altronde la giacca era la vostra, quindi quello lo perdono. Ma questo... Beh, almeno si lascia offrire la cena di ieri sera con le scuse della famiglia Librandi. Va bene, ma quel cameriere era proprio un insolente. Esigo che venga punito. Sei bottiglie d'acqua minerale. Sì, va bene. Quando sono le 8, quando arrivo te le porto, va bene? Ciao, là. Scusate, si sente? Si sente, si sente. Vabbè. Sa, avanti. Vabbè.